Allora, buongiorno. Ecco qua. Benvenuti a questo giorno di Pasquetta, questo lunedì di Pasquetta. Un attimo, mi sono dimenticata la luce da questa parte. Ok. Allora, so welcome or welcome back. Today is the Monday after Easter. I don't know how it is in English. Allora, oggi nel programma generale che sto seguendo, che ho proposto nelle scorse settimane, ci toccherebbe il cardio, giusto? E così sarà, perché in realtà ne abbiamo anche un pochino bisogno, visto che stiamo tanto tempo fermi, magari abbiamo anche mangiato un po', e quindi ci vogliamo sentire un pochino più dinamici oggi. Dopo 2 giorni di lezioni più tranquille. So today for the program has the cardio practice, okay? And it will be a cardio because we need it. Però quello che accade oggi è che io mi sento un pochino più scarica, proprio come umore. Più che come fisico, fisicamente mi sento bene, ma abbastanza, diciamo, in forze, non ho dolori, non ho niente di che, però psicologicamente diciamo che anche qui siamo in quarantena, quindi magari c'è anche qua un attimo di calo, soprattutto perché oggi il cielo è tornato un comunissimo cielo belga, quindi biancastro, e ho notato che su di me, diciamo, il sole ha questo effetto molto molto rinvigorente. Quando manca il sole, più la quarantena, più tutto il resto, diciamo che potrebbe fare il suo effetto. So today I feel a little bit, I don't know how to say, not so full of energy psychologically, especially because also in Belgium there is no sun today. It's the typical grey, whitish kind of sky. Però ho pensato a lungo a questa cosa, quindi ho pensato, ok, che cosa faccio? Rispetto, o meglio, vado insieme a questa sensazione che è più una sorta di mood, di stato d'animo, oppure mantengo il programma, quindi cambio la pratica e la faccio diventare qualcosa di diverso, più morbida, oppure rimango con il programma. So the question was, do I want to go with my mood or I want to go more with the program? E voglio condividere, sto diciamo condividendo tutto questo con voi perché mi avete spesso sentito dire rispetta le tue sensazioni, rispetta questo, rispetta quello, fermati. E l'ho fatto nel momento in cui ho sentito che il mio corpo ne aveva la necessità proprio per un fatto di dolore fisico, di mancanza di forza fisica. E in quel caso ho veramente ascoltato quella sensazione e mi sono dedicata a qualcosa che sapevo che mi avrebbe accompagnata in quella sensazione. So I want to share this with you, this process in my mind, because normally you are listening to me saying, okay, respect your sensation and don't push yourself so much, etc., etc. And when I have this sort of sensation in my body, like I feel physically not so charged and physically not so well, I go with it, I respect that. Che cosa accade però quando c'è una sensazione di psicologica nel mio caso, di come dire, un po' tristezza, un po' uggia, che andando in quello stato, quindi sono bravissima a fare questo, no? Con la musica, le musiche quelle tristi, un po' grigie, il mood lì sul divano, eccetera, eccetera. In questa cosa mi fa ancora di più peggiorare nello stato d'animo. Quindi, se assecondo quello stato d'animo, quello che sento adesso, è troppo, quindi vado troppo insieme a quello stato, a volte mi ritrovo in certe situazioni non proprio piacevoli poi da superare. So when I go a lot with that flow, psychologically speaking, and I'm very good at it with good music, like sad and grey music and whatever, nothing on the sofa,
it can go worse. E quindi ho deciso di fare come fa la mia mamma, come suggerisce la mia mamma, che dice quando ti senti triste, quando non ti senti bene, fai qualcosa, mettiti a fare... Lei per esempio si mette a pulire tutta casa, quindi comincia a smontare piastrelle, fa tutto proprio il lavoro fisico, perché la distoglie ovviamente da quella sensazione psicologica e soprattutto il movimento poi le dà quella carica in più che magari può anche dare un aiuto nel superare la situazione psicologica. So now I decided so to follow the suggestion of my mom, and she always says when you are feeling so not so well, do something practically with your hands, with your, for example, she's cleaning all the house, and this helps her to feel better. Sorry. And also to have energy back. Okay. Cominciamo in piedi. So let's start standing. Respira e senti i tuoi piedi. Senti come stai in piedi oggi, nonostante tutto. Senti le ginocchia, il bacino, le spalle, la testa. So feel yourself standing, no matter what. Feel your feet. Feel your knees. Your pelvis. The shoulder and head. E continua a muoverti oscillando in avanti e indietro. So continue moving forward and backward. E senti che il movimento fuori, il movimento di te nello spazio, ti può anche aiutare a fermare il movimento dei pensieri. Del tuo stato d'animo. So feel that the movement that you have outside can help you to slow down a little bit your thoughts and your emotions. E riduci mano a mano l'ampiezza di questo movimento. So reduce little by little the range of the movement until you are still, more or less. Riduci fino a quando non ti senti più o meno ferma o fermo, perché in realtà fermo non lo sei mai, davvero. Fletti le ginocchia e comincia ad arrotolare la colonna a partire dalla testa. Poggia le mani, fletti le ginocchia e distendi. So, you roll down from your head, you touch the floor with your hands and you bend your knees. And you stretch out your knees again. Quindi continua a flettere e a distendere le gambe, i peli di tora. So continue bending and extending your knees. Ok, la prossima volta che distendi le ginocchia, mantienile però leggermente morbide. E ritorna su. The next time you extend your knees, keep them a little bit soft and roll up. Ok, spalle indietro. So, rotate your shoulders backward.
and forward, e in avanti, quindi stesso movimento delle spalle in avanti. Ok, ruota la testa da un lato all'altro, rotate your head, roll your head from one side to the other. E riporta la testa al centro, quindi guarda davanti a te, mantieni il tappetino tutto davanti a te come sto facendo io, quindi senti che hai tutto il tappetino davanti a te. So feel that you have all the mat in front of you available. And bend your knees, fletti le ginocchia come in un piccolo squat e ritorna su. Cominciamo a riscaldare un po' le articolazioni e andiamo. E due, e tre, e quattro, vai, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo, rimani giù, stay there. Senti l'allineamento delle tue ginocchia, delle tue spalle. Rilassa il collo. So feel the alignment of your shoulders, your knees. Release your neck. Poggia le mani. Put down your hands. Stretch out your legs. Distendi le ginocchia. E srotola su vertebra dopo vertebra. Roll up. One vertebra after the other. Solleva la gamba destra e ti fermi su con la gamba destra. So lift your right leg and draw a few circles. Disegna dei cerchi con il ginocchio destro in fuori. E poi verso l'interno. So draw the circles but inward this time. Cambia, change leg, quindi prima i cerchi in fuori, so first outward the circles, and then inward, cambia verso l'interno. E senti bene radicato il tuo tallone destro, quindi il tallone di terra è ben radicato nel pavimento. Prova a non aggrapparti con le dita. Feel your right heel really grounded on the floor. Poggia entrambi i piedi giù, solleva le ginocchia, solleva i talloni e alterna un ginocchio e un tallone. Quindi un ginocchio si flette, un tallone va giù e alterna. So, bring up your heels and then alternate one heel and the opposite knee bending. Un pochino più rapido, faster. Non perdere la qualità del movimento. Ultimi 3, 2, 1, poggia entrambi i talloni, put down your heels, bend your knees and go down again. Quindi vai giù di nuovo, a partire dalla testa, roll down, poggia le mani. Questa volta, so put your head on the floor. Questa volta fletti le ginocchia mantenendo le mani giù e prova ad andare ancora più giù con il bacino verso terra se questo ti è possibile. E poi distendi di nuovo. So this time bend your knees and try to go with your pelvis even more to the floor if this is possible for you. And then stretch out again your legs. Ancora. Rilassa la testa, ultimi due, ok, the last one, da questa posizione cammina in avanti, vai in quadrupedia, distendi la gamba destra e braccio sinistro, stai là, so from that position walk in all four position and stretch out your right leg and left arm. Rimani con il braccio, fletti e distendi il ginocchio, so stay with the arm.
and bend and stretch your right knee. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia diagonale, so change diagonal. E andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, put all four points on the floor, metti tutti e quattro i punti di appoggio sul pavimento, anche le dita dei piedi, quindi punta le dita dei piedi, stacca le ginocchia. So put the toes on the floor and lift your knees. Rimani là. E fai questo piccolo esperimento, quindi cammina indietro con le mani e cammina di nuovo in avanti. So, from this position, walk backward with your hands and then you walk forward. Ancora. Cammina indietro, come per andare sui piedi, e cammina in avanti. Ancora. You walk backward as if you want to go on your heels and then forward. E ancora. Rimani qua, stay there. Distendi una gamba e poi l'altra, plank. So stretch out your both legs and stay in the plank. Respira. Senti le spalle libere da tensioni. Spingi via il pavimento da te, talloni indietro. So feel that your neck is free. Push away the floor from you and go backward with your heels. Ok, fletti le ginocchia, cammina indietro. So bend your knees and walk backward with your hands and go with your feet on the floor completely. Quindi senti i tuoi piedi sul pavimento completamente e srotola su una vertebra dopo l'altra. Ritorna su in posizione eretta. So stay there. Upright, spalle indietro, muovi le tue spalle, shoulder backwards. Respira, breathe. Ok, allarghiamo un pochino le dita, non solo le dita, le piante dei piedi. So open a little bit wider your feet. And let's prepare for a complete squat. Quindi prepariamoci per uno squat completo, anche con una piccola rotazione verso l'esterno delle dita. E vai, mantieni sempre il tappetino davanti a te perché ci servirà. Ok? Quindi da qui. Squat. 1, 2. So continue with the squat. Feel your toes that maybe are pointing a little bit outward. And also keep your mat in front of you because you will need it in a while. Continua e senti ogni volta che vai giù nello squat il radicamento dei tuoi talloni nel pavimento. So feel that every time that you are going down into the squat, your heels are grounded on the floor. Continua. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani giù, stay there, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorna su, go up, close your feet, riporta i tuoi piedi vicini sotto il tuo bacino, grazie. E da qui comincia ad arrotolare la colonna, ginocchia morbide, so start to roll down with your knees soft and go first in all four but with the knees up. Quindi cammina in avanti con le mani, vai nella quadrupedia, ma con le ginocchia sollevate, stai là, respira,
Tieni ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cammina indietro. Walk backward with your hands and roll up. Ritorna su. Allarga i piedi, ancora una volta squat. Again, your squat, you open your feet wider. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora. 3. Non stringere, non fare nulla di particolare nel tuo addome, nei tuoi glutei, senti i piedi radicati nel pavimento. So don't activate intentionally your abs or your buttocks really strongly. Feel more the legs that are grounded. Rimani giù, stay there. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorna su, avvicina i piedi, so come closer with your feet, inspira, espirando vai giù, exhaling you go down, you roll down again. Cammina con le mani in avanti e vai in plank completo, so walk forward with your hands and go in a complete plank position. E rimani là. 2, 3, 4, respira. E nota dove stai guardando. Senti l'allineamento dalla testa fino ai talloni. Palle. Ok, fletti le ginocchia, cammina indietro con le mani. So bend your knees and walk backward with your hands and roll up again. Ritorna su. Ultima serie di squat, apri un pochino di più i tuoi piedi e vai giù. 1. So the last series of squat. Open a little bit wider your feet and come back. Imagine that you are sitting on a chair behind you. Immagina che stai sedendoti su una sedia dietro di te e l'allineamento delle ginocchia in linea con le dita dei tuoi piedi. So feel the alignment of your knees that are pointing in the direction of your toes. Ultimo, stai là, stay there. Ritorna su, go up, close your feet, riporta i tuoi piedi vicini, fletti le ginocchia, arrotonda la colonna e vai giù, cammina in avanti, plank. So, roll down, walk forward with your hands and go in the plank position. Talloni indietro, spalle sulle mani. Rilassa il collo. Respira. Ok, fletti le ginocchia e giù rilassati nella posizione del fanciullo. So bend your knees and go down with your head on the floor, your elbows on the floor in the child's pose. Respira. Feel your breath.
Ritorna su con il busto, punta le dita dei piedi, punta le mani sul tappetino e riportati su in posizione retta. So, go back with your feet on the floor, your hands on the floor and roll up again. Ok, da questa posizione faccio un affondo in avanti e torno. Quindi, mani sui fianchi, hands on your pelvis. You go forward, you step forward and down with the rear knee. And you go back. Facciamo con la stessa gamba. So, with the same leg, you go again. Down and again, back. And down and back. Ancora in avanti e ritorna. 4, torno, 5, torno. Usa il piede per ritornare indietro, usa la spinta del piede nel pavimento. Ultimi. 3, 2, attenzione al ginocchio se lo senti traballare. Ne facciamo un altro e rimaniamo giù. One more and stay there. Piccoli molleggi. 1, senti su tutti e due i piedi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torna indietro, cambia piede. So, change leg. 1 e ritorna. 2 e ritorna. 3 e ritorna. 4, usa il piede, 5, spingi con il piede davanti, 5, 4, 3, 2, ultimo, rimani, stay there, piccoli molleggi. 1, 2, 3, senti il tallone davanti, feel the heel of the frontal foot. Ok, e torna indietro, da qui, braccia in giù, inspira, espirando vai giù, roll down. So roll down, bend slightly your knees, poggia le mani, cammina in avanti, plank. So, walk with your hands forward. Into the plank position. Avvicina, quindi se questa posizione è già molto sfidante per te, rimani qua. If this position is too challenging for you already, or a little bit challenging, stay there. Se vuoi ancora aumentare la sfida del plank, porta un ginocchio al petto, torna, l'altro ginocchio al petto e torna. So if you want to increase the challenge of the plank, you just go with one knee closer to the chest and back and change. Respira. Ultimi. 3, 2, 1 e cammina indietro, fletti le ginocchia. Bend your knees, walk backward with your hands and go back to the upright position. Ritorna su, eretta o eretto. Mani sui fianchi e ancora una volta affondo. So the same movement, same leg, stessa gamba. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani, stay there, braccia su, molleggia, 1, 2, bring up your arms and go down with small movements, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ritorna indietro, mani sui fianchi, cambia gamba. So go back and change leg. Uno, torna, due, torna, tre, quattro, e cinque, sei, sette, otto, nove, l'ultimo, rimani, 10, stai là, braccia in su, piccoli molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorna indietro, inspira, so come back, and you go down, roll down, fletti leggermente le ginocchia, vai giù, poggia le mani, cammina in avanti, plank. So go in the plank again. Rimani qua. E vai con le ginocchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you can, you just go closer with one knee to the chest and then alternate. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai là ancora in plank, so stay in the plank. Simple plank. Fletti le ginocchia, cammina indietro. So walk backward again. Srotola, lasciando la testa giù. Roll up. The head is the last part that comes upright. Ultima volta, affondi. Quindi, gamba destra in avanti. Step forward with the right leg. Come back. Due. Usa il piede fino alle dita. Quattro. So push from the foot. Use your foot to push you backward. Cinque, quattro, tre, rilassa il collo, due, ultimo, ne fai un altro e rimani, last one and stay there, up with your arms, porta le braccia su e molleggia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, torna indietro, cambia gamba, sinistra, 1, change leg, 2, respira e senti l'appoggio del piede che riceve il peso, so feel the contact of your foot that is receiving the weight. E allo stesso tempo senti la tua bocca, il viso, le spalle rilassati. So feel your hands, your face, your shoulders without tension. Last one, ultima. Rimani, braccia su, molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torna indietro. E andiamo ancora una volta giù nel plank. So go back, roll down to the plank. Rimani qua. Ora, tre variazioni possibili. Stai solo in plank. So, three variations possible. Just stay in the plank. Or bring one knee and the other. Quindi la seconda è portare un ginocchio e poi l'altro. Terza variazione che propongo adesso, quindi è ancora più sfidante. Sceglila solo se senti che puoi farla, senza problemi. Quindi ginocchio, scambio al volo, come se facessi un saltino. Due, tre. So the third variation is to change leg with a small sort of a jump.
Continua. Oppure rimani nella posizione precedente. So you can continue or you can go back to the previous position or variation. Ok, stop. Poggia le ginocchia e vai giù. Riposa. So rest in the child's pose or in any position that is okay for you. Respira, breathe. Ok, adesso vai sul tuo fianco destro, facciamo un pochino di side plank, plank laterale. So go to your right side for a side plank. Facciamolo insieme. Quindi gomito sotto la spalla. So the elbow underneath your shoulder. And you have two variations. Hai due variazioni possibili. Quella che abbiamo già fatto è con le gambe piegate. So the one that we already did is with bent legs. Quindi sarebbe questa variazione qua, con le gambe piegate, sollevo il busto e rimango con il gomito sotto la spalla. Ok? So the first variation is just with the bent knees. If you are fine with this, stay in this position. Quindi se questa posizione è già importante per te da mantenere, allenati in questa posizione. Se sei di un livello già più avanzato come resistenza fisica, puoi provare la seguente variazione. So if you are a little bit more advanced, you can try this variation. La gamba davanti, cioè scusate, la gamba di sopra si muove più avanti, la gamba di sotto un pochino più indietro. So the upper leg is going forward and the other backward a little bit. E da questa posizione le gambe sono ancora piegate. So from this position you have still the knees bent. Distendi le ginocchia andando sul bordo esterno e interno del piede e rimani. So from this position you stretch out your knees and you go to the external and internal or internal border. Rimani qua. Tieni uno, porta sul braccio. Due. So bring up the other arm. Anche se sei con le gambe piegate, porta sul braccio. Also if you are with your knees bent, bring up your arm. Spingi via il tappetino da te, non collassare nella spalla di sotto. Fai attenzione, se senti fastidio, smetti. If you feel pain, just go down and rest. Ok, cambio. Quindi passa dalla posizione seduta, rilassa le spalle. So pass from the sitting position and rest your shoulders. Cambia lato, quindi vai sul lato sinistro, the other side, on the elbow, sul gomito, gambe piegate, vai su, questa è la prima variazione, sarà in questo modo qua. Se sei particolarmente debole nella zona delle spalle, fai questo movimento. If you are particularly weak in your shoulders, don't go in the next variation, stay with the knees bent, respect this, just stay there. Se invece sei un pochino più forte, avanzato nella tua preparazione, puoi farlo con le gambe distese, quindi punta i piedi, la gamba di sopra un po' più avanti, distendi le gambe e porta sul braccio. So if you are a little bit advanced in your preparation physically, you can stretch out your legs and go with the internal and external border. Guardate attenzione al piede di sotto. Non ho la caviglia appoggiata, cioè il piede di dietro, non ho la caviglia appoggiata al bordo esterno del piede. So I'm not touching with the ankle on the floor. Rimani.
It is the external border. E ritorna giù, da seduta o da seduto, riposa. So, in a sitting position, rest your shoulders, rolling them backward. Ok, facciamo l'ultimo plank del giorno, poi vi lascio in pace. So we do the last plank for the day. E poi, and then I will leave you alone. I leave you in peace. Allora, due variazioni anche qui. Mi raccomando, prima cosa, le mani dietro di voi, di te, in avanti con le dita. Quindi le dita non guardano indietro. Possono guardare un pochino di lato oppure in avanti. Scegli la posizione per te. So pay attention to your hands. You are not pointing your fingers backward. No, it can be on the side or more to the front. Due possibili variazioni per le gambe. Più facile, so the easier version. Punta i piedi, apri bene le spalle. So place your feet on the floor, open your chest and your shoulders e spingi e rimani qua, sollevando il bacino. So you can stay here, you push on your feet and on your hands and you lift your pelvis. Questa è la prima. Quindi se non sei molto molto forte ancora o se senti che vuoi andarci piano, fai questa variazione. This is the easier. If you want to challenge yourself a little bit more and you are ready for that, you can stretch out your legs. Se senti che sei pronta ad una variazione più sfidante, distendi le tue gambe. Stessa cosa con il petto, quindi senti che stai aprendo le spalle, aprendo il petto. Open your chest, push away the floor from you and lift your pelvis. Quindi spingi via il pavimento da te con le braccia e solleva il bacino, allineandoti dalla testa ai piedi in un'unica linea. Guarda verso il soffitto un pochino più avanti rispetto a te oppure in direzione dei tuoi occhi su, non indietro. So look in the direction of your ceiling, not backward. Stai su, 4, 3, 2, 1 e ritorna, come back. Ok, e ora ultimo movimento del giorno. Ok, so sit and sit backward, a little bit backward on your pelvis. Quindi siediti un pochino più indietro rispetto al tuo bacino. Solleva le gambe, distendi in teaser. So, lift your legs and stretch them out in the teaser position. E se puoi, porta le braccia un pochino in su verso i piedi. If you can, bring your arms a little bit in the direction of your feet. Rimani là e prova sia con i piedi in punta sia con i piedi a martello. Senti quale posizione ti aiuta di più. So, try with both, bend or flex ankle. And see what helps you more. Ok, poggia i piedi, poggia le mani indietro, ci rilassiamo un pochino. Now it's the moment for release a little bit of tension. Apri e chiudi leggermente le tue ginocchia. So open and close a little bit your knees to the side. Non è un esercizio per spingere di più le tue ginocchia in fuori, no, si tratta di lasciar cambiare l'appoggio dei piedi sul bordo esterno e sul bordo e sulla parte centrale. So it's not a matter of pushing your knees more to the floor, it's more the sensation of rolling on the feet, on the external border and the center of the sole of your feet. Ok, e da qui copriti se vuoi, so be covered if you need. E vai giù srotolando una vertebra dopo l'altra, distenditi. So go to lie on your back. Allarga le braccia. Open your arms to the side.
Porta le tue ginocchia leggermente a destra e a sinistra. Bring your both knees slightly to the right and to the left. E senti come cambia l'appoggio della tua zona lombare, del tuo torace. So feel how the contact of your lower back and your chest is changing. Like a massage. È come se stessi massaggiando un pochino la parte più bassa della tua schiena. Unisci il movimento della testa che va insieme alle ginocchia un pochino. So go with your head together with your knees. Ora lascia la testa lì dov'è e vai solo con le ginocchia, in modo tale da avere la testa opposta alle ginocchia. So leave the head where it is and go to the other side with the knees so that you are in the opposite direction. And then change. Cambia la direzione sia delle ginocchia sia della testa. Non arrivare al massimo della tua possibilità di movimento. Stai in un range più limitato. So don't arrive to the maximum extent of the range of your movement. Stay in a limited range to feel more. Questo ti consentirà di sentire di più la qualità di ciò che stai facendo, senza stretching, senza la sensazione di spingerti oltre. Ok, torna al centro, go back to the center. E da questa posizione, mantenendo se vuoi le braccia aperte di lato, puoi rotolare con il bacino nella direzione della testa e piano piano sentire il peso della zona lombare che è ben appoggiata a terra. Rimani là per qualche secondo, sentendo che non sono nemmeno i glutei ad attivarsi, non è l'addome, sono i piedi che stanno diventando più pesanti nel pavimento. So feel that you are rolling up your pelvis until you perceive that your lower back is completely down on the floor and you are really putting more weight in your feet, in your heels. You are not using your abs or buttocks to do so. E poi piano piano comincia a sentire più peso nella parte del torace, staccando una vertebra alla volta. So little by little you start to feel more weight on the chest and you lift one vertebra after the other really slowly. Fallo davvero lentamente. Senti il peso nei tuoi talloni, feel the weight on your heels. E poi l'ultima vertebra che si è sollevata sarà la prima a toccare. Ritorna giù. So the last vertebra that you lifted will be the first one that you put down on the floor again. And you go again on the floor with your back. Ok. Porta la caviglia a sinistra sul tuo ginocchio destro e afferra da sotto il ginocchio destro con le tue mani. So bring your left ankle on the right knee and bring your right knee closer to you with your hands.
Respira. Breathe. Cambia gamba, so change leg. E prova a rendere la posizione più morbida, cullandoti leggermente da parte a parte. So try to feel that the position is becoming softer. Rocking and rolling yourself to the right and to the left. Anche con un piccolo movimento, magari un pochino più veloce. Also with a faster movement, smaller. Ok, riporta in giù. Entrambe le gambe, intreccia le dita delle mani, ruota i polsi, interlace your fingers and rotate your shoulders with your feet on the floor. Ok, poi appoggia le mani sul tuo addome e mettiti comoda o comodo, quindi distendi le gambe o su una coperta oppure direttamente sul tappetino. So put your hands on the abdominal wall on your belly and stretch out your legs. If you need, you can put a blanket underneath your knees to be more comfortable. Senti il tuo respiro. Che si muove dentro di te. Che nonostante tutto continua ad accadere. Feel your breath that is moving in you. And that no matter what is still happening. E sii grata o grato verso questa possibilità di respirare. La possibilità stessa della vita. Be grateful for this possibility to breathe. That is the possibility to live. E senti l'effetto, l'eco del movimento di questa lezione su di te. So feel the echo of the movement of this lesson in you. E senti quanto il movimento possa essere terapia
per te, terapeutico. So feel how the movement itself can be a therapy for you, for yourself. Senti che nonostante i momenti di sconforto, i momenti in cui ti senti giù, hai un rimedio molto semplice per sentirti meglio. Feel that even though sometimes you can feel a little bit sad or not so well, psychologically speaking, you still have this really easy tool that you can use to feel better. E senti che non tutti i giorni sono uguali. Ma che hai sempre la possibilità di scegliere come vuoi viverli. Feel that not every day is the same. Not all days are the same. But you can still choose how you want to lead them. Fai un respiro profondo, riempi completamente i polmoni e trattieni il respiro a polmoni pieni. So fill completely your lungs inhaling. And stay there, stop your breath with your lungs completely full. E poi espira completamente, svuota completamente i polmoni e trattieni il respiro a polmoni vuoti. Then exhale completely. And keep your breath, stop your breath with your lungs completely empty. E poi riprendi il corso naturale del tuo respiro, senti che accade in te senza forzarlo. E piano piano fletti una gamba, poi l'altra lentamente. So feel that your breath is becoming again natural, is happening in you without forcing it. And then bend one knee, the other knee, and find your way to come to sit. Ruota su un fianco, trova la tua maniera più comoda per metterti a sedere. Inspira, braccia su. Inhale, bring your arms up. Espira. Exhale, bring them down.
E di nuovo. The last one, l'ultimo. Unisci i palmi delle mani, porta le mani sul cuore. E grazie. So thank you very much for this lesson with me. Domani ci sarà, come sempre, la lezione un po' più tonificante, ma sempre con movimenti Pilates. Non ci sarà bisogno di nessun attrezzo domani. So tomorrow we are going to have the toning lesson, always with the Pilates movement. And you won't need any particular tool, so it's just yourself and the mat. Solo te stessa, te stesso e il tappetino. Come sapete, ho deciso di mantenere queste lezioni il più possibile senza attrezzi, in modo tale che tutti voi possiate approfittare di queste dirette senza, anche senza avere materiale, perché molti di voi hanno cominciato in questa quarantena a muoversi un po' e quindi non voglio penalizzare, insomma, chi non avesse questi attrezzi. E però c'è una sorpresa per voi, perché ho proprio creato un video molto breve ma intenso con la palla, perché molti di voi mi stanno chiedendo alcuni attrezzi, quindi piano piano sto mettendo in lista un pochino di video che mi avete richiesto. E quindi troverete tra oggi e domani un video molto breve, sono circa 12-13 minuti, di un allenamento molto abbastanza sfidante, quindi diciamo per chi ha già esperienza con la pratica del Pilates, con la palla, la softball, la palla piccola, per diciamo addome, glutei, gambe. Ok? So I'm talking about the next videos that I'm preparing, and they will be online soon with the softball and really hard. Ok, vi ricordo come sempre che su Facebook e Instagram potete seguirmi e lì pubblico altri contenuti che su YouTube non posso pubblicare, e nei prossimi giorni sono previsti alcuni eventi, sto organizzando, quindi non sono riuscita ad organizzarlo per questo weekend, però abbiamo in mente qualcosa per la prossima, credo per il prossimo weekend e per i prossimi giorni di questa settimana, quindi potete seguirmi là. So, bye to my English speaker friends. See you tomorrow for the next practice that will be always in Italian and English. And now I switch to Italian as well for the comments. Ok? Bye bye. Allora, adesso mi avvicino a voi come sempre per leggere un pochino i vostri commenti. Se avete domande da farmi, prendiamo questo computer, vediamo un po'. Mi vedete, sì? Vediamo un po'. Ah, ok. È andata così. Allora, Margherita, grazie a te Margherita e buona Pasquetta. Gianni, ti sosteniamo sia pure da lontano. Non mi fate piangere di nuovo, eh? Grazie. Allora, oggi avevo bisogno di una pratica intensa, dice Isabella, quindi grazie. Anche io mi sento meglio. Giuseppe dice, immancabile lezione cardio del lunedì, la mia preferita. Grande Giuseppe. Vedi, i maschietti amano soffrire, ci piace questa cosa. Giacomo dice, oggi abbiamo bruciato gli eccessi pasquali. Un pochino degli eccessi pasquali, Giacomo. Va bene. Mariangela, grazie Mariangela, dice, sei un punto di riferimento in queste giornate. Anche voi lo siete per me, non sapete quanto. Anche se non vi vedo, ma vi sento. Vi sento là, e dice, ora mi metto a piangere, sappiatelo che io ho la lacrima facile, vabbè. Allora, Laura dice, ho acceso un incenso d'ambra per te. Grazie, Laura. Allora, Margherita dice, le lacrime aiutano a buttare fuori tutta la tristezza che è in te, ogni goccia è vita. Come vedi? Grazie, Margherita. Grazie Augusto, dice, dai ritmo alle nostre giornate, anche voi lo date a me. Antonella, grazie a te, grazie Simona. Bene per il video con la palla, yes, arriva, arriva. Tra oggi pomeriggio e domani prometto che sarà online. E a volte, ah, volevo dirvi questo, a volte il caricamento delle dirette, siccome sono lunghe, ci mette un po', quindi
A volte nemmeno io sono in grado di vedere il video nell'elenco, a volte lo vedo il giorno dopo, quindi a volte capita, ok? Potete forse recuperarlo dal link che io metto sempre sia su YouTube sia su Facebook, ok? Allora, Federica, glutei, yes! Come diceva Checco Zalone, i glutidi. Lia dice: se questo ti può servire, sappi che mi hai salvato la vita in questa clausura e forse non solo a me. Grazie, Lia. Allora, Gigi dice: stanotte ho sognato che ci incontravamo per caso all'aperto, il virus non c'era più, tu eri sorridente ed eravamo entrambe contente di conoscerci di persona. Gretel, che bello, Gretel, grazie. Anche io sto sognando un sacco di cose in questi giorni e li scrivo i sogni perché a volte non voglio dimenticarli, soprattutto quelli che mi danno qualche sensazione. Quindi chissà, potrebbe accadere presto comunque, Gretel. Noi ce l'auguriamo che questa quarantena, insomma, non ci accompagni per troppo tempo ancora e che possiamo ritornare a vederci. E per quando questo sarà possibile, ho già in mente un paio di idee per venirvi a incontrare di persona. Questo sarà molto bello per me. Allora, Carla dice: ieri ero un po' triste e sconfortata anche io, e anche il periodo non facile. Un grande abbraccio, grazie Carla. Allora, Massimo dice: grazie per la lezione. Potrebbe avere un senso verificare con cardiofrequenzimetro questo tipo di seduta, Max e Chris? Se hai un cardiofrequenzimetro e vuoi monitorare il tuo livello di frequenza cardiaca, sì, perché no? Non è fatto. Allora, gli allenamenti cioè, per monitorare va benissimo. Ci sono alcuni allenamenti che si fanno diciamo, sono allenamenti funzionali ad alta intensità, che si fanno usando il cardiofrequenzimetro, misurando diciamo, ci sono dei calcoli che si fanno per misurare la frequenza cardiaca massima. E poi si studiano gli allenamenti in modo tale da mantenere il ritmo, la frequenza cardiaca entro un certo range, che è tipo il 60 o 70% della frequenza massima. Quindi, diciamo, ci sono degli allenamenti che si fanno proprio in maniera studiata con il cardiofrequenzimetro, però se tu ce l'hai e lo vuoi utilizzare per monitorare un po', perché no? Poi magari ci racconti com'è andata. Allora, dunque. Massimo, allora Manuela, grazie, oggi ci hai donato, anche oggi ci hai donato una dinamica lezione emotiva, sì, esatto. Allora, Caterina, forza Giorgia, siamo tutti insieme sulla stessa barca, come ha detto il Papa. Va bene, grazie. Marina dice: sei una persona autentica, spontanea e generosa, a volte anche un po' troppo piagnona, ma va bene, questo lato di me ancora non lo conoscete, ma oggi ne avete visto un pezzettino. Gairo Tigliano dice: un saluto dagli altri Villa Kions. Ti voglio bene. Non vedo l'ora di vedere il vostro prossimo spettacolo. Allora, Federica dice: nonostante tutto siamo ancora in piedi. Grazie Giorgia, buona giornata, a domani. Buona giornata anche a te Federica, anche Sara. Simona dice: grazie della bellissima lezione della tua umanità. Ho bisogno del movimento come dell'aria che respiro e mi aiuta sempre nei momenti difficili. Anche a me, Simona, lo sto scoprendo ancora di più in questa quarantena, davvero. E meno male che eri scarica, dice Alessia. Avete paura quando dico che sono scarica. Grazie della bella lezione e delle belle emozioni. Grazie a te, Alessia. Piangere un po' fa bene, dice Patrizia, che anche lei si sente giù. Come sempre, bellissima lezione, anche se virtualmente ti abbraccio. Anche io ti abbraccio, Patrizia. Ho una domanda, dice Alessandra. In questo tipo di allenamento è necessario stare scalzi o possiamo anche usare le scarpe? Allora, dal momento che sei in casa, io ti suggerirei di usare i piedi scalzi, perché usare i piedi scalzi ha un grande vantaggio che ti fa riscoprire veramente il contatto e la possibilità di muovere i piedi, cosa che nelle scarpe è molto limitato. Quindi, se sei all'aperto e non puoi stare scalzo per ragioni igieniche o insomma per il contatto con il pavimento che magari è ruvido, ti tagli, ok. Però generalmente il Pilates si pratica con i piedi scalzi non per altro, non perché sia una moda New Age, ma perché,
Siamo così tanto con le scarpe ai piedi che perdiamo la capacità di sentire i piedi, di sentire l'appoggio, di sentire il movimento dentro i piedi, cioè all'interno dei piedi, e nelle scarpe questo ovviamente è limitato, quindi più sei a piedi scalzi, più scoprirai cose nuove. Piedi scalzi o calzini, ovviamente, però senza scarpe intendo. Allora, Camilla, oggi è stato un giorno speciale. Prima mi hai emozionata e poi distrutta. Yes, esatto, così vogliamo. Allora, un grazie speciale oggi che hai fatto un po' più di fatica. Hai fatto bene a tutti noi, grazie Paola. Adriana, grazie di cuore, oggi più degli altri giorni. Grazie a te. Andrea, 5T9. Non so che cosa voglia dire, però va bene. Laura, grazie per quello che fai, le tue lezioni sono molto simili a quelle a cui sono abituata. Ottimo. A me viene da piangere a vedere che sono degli affondi, che ci sono degli affondi, dice Alessandra. Yes. Anche io mi sento molto giù in questo periodo, ti comprendo. Forse occorre solo un po' di indulgenza verso se stessi e osservarsi senza giudicarsi. Ale, un grande abbraccio, grazie per quello che fai. Grazie a te, Ale. Angela, grazie della tua forza e della tua umanità. I momenti tristi passano se si accettano e tu ne hai dato esempio. Grazie, Angela. Teacher Zito, oggi è durissima, mi sembra di non avere energie. Lo so, capita. Lo so bene. Grazie, Ale. Roberta, Ignazi, non ti preoccupare, Roby. Va, passa. Ti abbraccio forte anch'io. E ci sentiamo presto. Comunque ti seguo e scrivi delle cose bellissime. Ah, a proposito, visto che ci siamo, c'è questa bella donzella, Roberta Ignazi, che scrive sul suo profilo Instagram delle cose stupende. Quindi se volete andare a cercare le sue poesie, ne troverete di molto belle. Sara Seravalle. Allora, aspetta, forse c'è un altro pezzo. Aspetta. No. Allora, Sara dice, così potrò restituirti un piccolo dono rispetto a quello che tu doni a me. Però mi sembra che ci sia un... Forse mi sembra di non capire, che forse c'è un messaggio prima, ma non lo vedo. Grazie Sara, comunque. Roberta dice, ti ho ascoltato mentre parlavi, ho visto la tua commozione mentre ti asciugavi le lacrime, ho sentito tristezza, ma ho visto una donna molto forte che continua a donarci il suo tempo. Grata. Grazie anche a te, Roberta. Sì, bisogna andare avanti, ragazzi, non sempre ci sentiamo bene, però la vita continua e quindi che facciamo? Ci buttiamo giù e ci scaviamo la fossa da soli? No, bisogna andare avanti. E quindi grazie a voi l'ho fatto io oggi. Ramona, buongiorno, Vale, succede, dice, e tu sei una grande, mostra le tue emozioni così. Ti abbraccio, serve sempre un abbraccio. Quando potremo farlo di persona sarà ancora più bello. Grazie Patrizia, Mara. Oggi cerchiamo noi di dare energia e conforto a te che ci sei diventata così cara in questa quarantena. Grazie Alessandra. Non si molla un centimetro, dice Augusto. Grazie a tutti ragazzi. Allora, Manuela, Camilla, Lucia, Annalena. Grazie per l'incoraggiamento a tutti voi. Simona. Fight the mood, dice Camilla. Alessia, ti seguo a prescindere da come ti senti. Questa è proprio una dichiarazione d'amore. Grazie, ragazzi. Allora, questi sono i primi, quindi tutti buongiorno a tutti voi. Allora, ragazzi, io credo che... vediamo se avete scritto qualcos'altro nel frattempo. Ti è piaciuto, Fammini, il massaggio con la pallina? Ottimo. Sara manda un po' di sole italiano, che è sempre il benvenuto. Vediamo un po'. Allora, dice Mara, quindi il video con la palla in più non corrisponde alla diretta delle 12. No, la diretta delle 12 senza palla, senza nessun attrezzo. Domani il video è un video registrato che pubblicherò in più sul canale. Ci dedicherai un video per gli addominali? Elisabetta, sta arrivando il video per addome, glutei, gambe con la palla. Sono 13 minuti, ma è abbastanza intenso, quindi per voi. Auguri di buona Pasquetta, dice Angela. Sei stata bravissima a non assecondare il tuo umore. Grazie. Mi è dispiaciuto vederti commuovere. Comunque oggi ho fatto fatica, dice Luisella.
Luisella, non ti preoccupare perché penso che la commozione sia anche quella parte della vita, no? Siamo veri anche per quello. Se hai fatto fatica, take it easy, prenditela un po' più tranquilla. Francesca dice: sei un'energia meravigliosa che contamina tutta la giornata. Grazie. Giuseppe: Giorgina bella, mo fai piangere pure a me. Questa è di Bari. Ecco, forse è Bari da Roma. Grazie, Giuseppe. Monica: c'è un programma, una nuova lezione Feldenkrais. Ah, vedo che mi manca il Feldenkrais. Non l'ho ancora programmata, ma ci sarà, prometto. Un abbraccio a Ale anche. Lezione intensa, soffro molto gli squat e gli affondi. Come mai, visto che ti seguo dall'inizio, hai suggerimenti? A volte ci vuole un po' per diciamo, rimettersi un po' in cammino, soprattutto se magari prima non eri abituata a questo tipo di movimento, quindi non ti preoccupare, sii paziente. Ovviamente soffri nel senso che fai fatica, non che hai dolore, spero che tu voglia dire. Mara dice: va bene una patata nel calzino? Non ho mai provato, dovresti sperimentare. Parli della pallina da tennis, no? Non lo so, non ho mai provato, quindi ti consiglio di provare, ma magari di provare qualcosa di un po' più deformabile, come dei calzini arrotolati. La patata è un po' troppo rigida così. Grazie Paola, dice: mi fai stare bene, grazie. Lucia dice: oggi ho percepito la tua forza, me l'hai trasmessa, una guerriera che plasma il momento di sconforto a suo favore, utilizzandolo per reagire, trasformarsi ed evolvere. Grazie Lucia. Mi piace molto un libro che si chiama Manuale del guerriero della luce, credo che sia il titolo, e vi suggerisco di leggerlo se... Non ce l'ho qui con me, quindi non vi posso leggere nulla da quel libro, però va bene. Carolina dice: chi nasce con il mare e il sole se lo porta dentro. Allora, andiamo un po' più giù che ce n'erano degli altri. E dunque, Gianni dice: Giorgia, hai promesso lo shiatsu da parte mia e anche alla regia. Ah, ok. Spero potremo vederci di persona. Grazie Gianni. Io segno, lo shiatsu lo voglio. Allora, Marta, grazie per la tua generosità nonostante la giornata un po' grigia, è servito a me per stare meglio, quindi grazie a voi di esserci. Un raggio di sole in questo periodo, ragazzi siete tantissimi, penso che me li leggerò poi tutti con calma di nuovo. E ho continuato tutta la sera, dice Flamminia, con la pallina. La nostra salvavita, dice Claudia. Le lacrime sono il segno sensibile della tua sono il segno sensibile della tua sensibilità. Grazie Sonia. Flora dice: sei davvero brava e molto competente, sei lì ma sei qua, non abbandonarci. Lo so, ho gli occhi ovunque. I miei corsisti in sala avevano paura perché anche se non guardavo verso di loro, sapevano che io vedevo sempre quello che stavano facendo. Ok, vi immagino fare le cose. Grazie Gianni e buon pranzo anche a te. Passerà. Flora, ho sentito, ho anche capito che sei più sconfortata quando sai che ci strizzerai bene. Prima piangi tu e poi noi. Può essere, in effetti non ci avevo pensato. Carlotta dice: esatto, una guerriera della luce. Allora, grazie ragazzi di tutto questa energia che mi è arrivata. Come vedete, sorrido di nuovo. Quindi ci scambiamo a vicenda tutto questo. Grazie per essere stati con me anche oggi in questa diretta e vi auguro una buona Pasquetta. Ci vediamo domani, come sempre, e un bacio alla mia famiglia, ai miei amici, a tutti voi che ormai siete parte della mia famiglia. Ciao!